Al via le riprese del secondo film da regista per Giuseppe Bonito, Il talento di Sala Consilina. Sono infatti iniziate a Roma le riprese di Figli, l'ultimo lungometraggio di Mattia Torre, bravissimo sceneggiatore, scomparso in modo prematuro a luglio. Il progetto è diretto appunto da Giuseppe Bonito al suo secondo lungometraggio dopo il successo di Pulce non c'è. Il film è prodotto da Wildside ed è prevista la sua uscita nelle sale italiane nel prossimo gennaio del 2020. Un cast d'eccezione diretto da Bonito, infatti i protagonisti saranno Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Il cast poi si completa con attori di spessore del panorama cinematografico italiano, da Stefano Fresi a Valerio Aprea, da Paolo Calabresi ad Andrea Sartoretti, passando per Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo De Ruggeri. Per quanto riguarda invece il film, Figli è la storia di Nicola e Sara, una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di 6 anni e una vita che scorre via senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile. A dirigerli appunto il talento di Sala Consilina Giuseppe Bonito, e l'attesa per questo film è davvero alta.